Oggi avviene la premiazione per il concorso Logo Franchetti che abbiamo indetto qualche mese fa. La partecipazione delle scuole è stata straordinaria perché sono arrivati oltre 100 elaborati. La qualità degli elaborati è stata veramente ottima, tanto che la scelta dei vincitori è stata veramente difficile e per le prime posizioni anche molto combattuta. L'idea di fondo di questo concorso è nata dalla volontà di coinvolgere le scuole superiori della provincia di Mantova per la realizzazione di quella che era la nuova immagine dell'istituto che andava ammodernata. E sostituendo il vecchio logo del Franchetti che riprendeva la figura del fondatore che con dispiacere dobbiamo per il momento accantonare e poi per poi mettere questa nuova immagine che ci renderà un pochino più visibili, un pochino più riconoscibili alla cittadinanza. La Fondazione Franchetti veramente mette in campo iniziative molto importanti per coinvolgere gli studenti universitari e anche gli studenti superiori in progetti che li responsabilizzino verso le grandi sfide del nostro tempo, le sfide culturali. Quindi anche questo premio si colloca in questa visione ed è veramente un'operazione estremamente meritoria, anche perché sollecita dei talenti che sono evidenti dai loghi che sono qui in esposizione e che gratificano e motivano gli studenti ad andare avanti e a dare il meglio di loro stessi. Studentessa Giorgia Bonadimani. Oggi premiamo l'idea di chi ha così pensato di unire le due F di Fondazione Franchetti e con un marchietto che ci aiuterà a essere visibili presso il pubblico che dà sempre un certo interesse all'istituto. È stato quasi un caso, facendo prove su prove ho affiancato due F in una che dava la schiena all'altra e è venuto il logo. Abbiamo partecipato tutti e 17 e anche a me piacevano molto molti dei loghi che hanno fatto i miei compagni, li ritenevo molto più belli e più adatti, quindi è stata un po' una sorpresa vedere che ha vinto il mio. Io sono stata molto contenta e merito dei professori anche.